presentato questa mattina al Rione Sanità, all'esterno del centro educativo La Tenda, il murale dell'artista franco-americana Anne Carbuccia, ideatrice del progetto One Planet, One Future. È un modo per sensibilizzare attraverso fotografie, installazioni e filmati sull'emergenza climatica e sui danni che l'uomo può causare all'ambiente. One Planet, One Future è un progetto artistico che sto facendo in giro per il mondo da 6 anni. E io sto documentando quello che abbiamo, quello che stiamo per perdere e quello che abbiamo già perso in giro per il mondo. Quindi vado dall'Antartide, dove si stanno sciogliendo i ghiacciai, all'Amazzonia, dove adesso che sta bruciando. Il nostro messaggio è chiaramente legato all'evoluzione del pianeta e del cambiamento climatico e del riscaldamento globale. Quindi un messaggio per tutto il mondo, ma dobbiamo trovare dei posti locali dove parlarne. Quindi adesso siamo nel Rione della Sanità e siamo molto felici di essere qua. È un quartiere bellissimo, molto resiliente, molto speciale. Il murale, che sarà completo nei prossimi giorni, è realizzato con la collaborazione di alcuni artisti di graffiti ed ha coinvolto anche gli studenti dell'educativa del centro La Tenda. Un'iniziativa molto bella che segue la mostra che fece l'artista a Castel dell'Ovo qualche tempo fa. Il tema è quello della difesa dell'ambiente, del pianeta, del coinvolgimento del territorio attraverso le opere d'arte di strada, che in questa città sono sempre di più tante, che coinvolgono i giovani, i bambini, i ragazzi, e Napoli in prima linea nella difesa dell'ambiente dal basso. Vorrei solamente citare da ultimo la delibera Ossigeno Bene Comune e la dichiarazione sull'emergenza climatica. Sicuramente un passo simbolico, ma è un primo passo. È già riconoscere quello che sta succedendo al pianeta e quello che sta per arrivare, perché è l'unico modo di cominciare a prepararci e quindi di creare consapevolezza, che così la gente può cominciare un pochino a cambiare atteggiamento.